Buonasera, buonasera, ciao a tutti. Spero sia partita. Sì, sembra di sì. Aspettiamo ancora qualche momento, qualche minuto. Intanto chi c'è? Se vuole farmi sapere che c'è, scrivermi qualcosa, mi fate piacere. Questa sera sto trasmettendo usando, ho già usato di tutto. Ho iniziato col computer, poi col telefono e adesso con l'iPad. E che mi sembra che sia l'immagine forse migliore. Ah, ciao Tonia, ci siamo. Ciao Giuliana, buonasera, ciao, benvenute. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi cominciamo. E cominciamo. Presente Tonia, sì. Tra l'altro, auguri in ritardo. Ciao Giuliana, bentornata, ti ringrazio. Ciao Terry. Questa sera parliamo delle dinamiche, diciamo della realtà nascosta, ovviamente, che risiede dietro alle vittime e ai persecutori. Cioè, cosa succede quando ci sentiamo vittime? Cosa succede in realtà? Il come liberarci, per così dire, il come prima capire e come liberarci dal sentirsi vittime. Allora, iniziamo pure noi. Qualcuno siamo già. Iniziamo e mi piacerebbe, se mi ricordo, ci saranno volte, magari durante le quali non mi ricordo, ma iniziamo semplicemente a focalizzarci, ciao Giuseppina, focalizzarci principalmente sul nostro respiro. Cioè, ascoltiamo, seguiamo il nostro respiro e consapevolmente ci rendiamo più consapevoli, perché già lo sappiamo, ma del fatto che siamo in tanti. Cioè, voi adesso state vedendo me. Io immagino, che non è comunque una mia immaginazione solamente, che tramite l'obiettivo, io uso l'obiettivo come da portale, ciao Stefania, per arrivare a tutti voi. E focalizzandoci principalmente sul nostro respiro e su tutto quello che noi percepiamo con i nostri sensi fisici, cioè con quello che stiamo guardando. Io adesso sto guardando l'obiettivo, ma vi invito anche, se state guardando la mia immagine, a far caso a quello che potete notare ai periferi, alla periferia, ai lati del campo visivo. Per esempio, io vedo una bottiglia, vedo un computer, vedo dei soprammobili, vedo cose che ci sono, ma se io non scelgo intenzionalmente di notarle, è come se non ci fossero. Mentre facciamo questo esercizio, focalizziamoci anche su quello che percepiamo con il corpo, i vestiti sulla pelle, come per magia, adesso per me, magari per voi se siete seduti, una sedia è apparsa sotto i vostri sederi. Il pavimento sotto i piedi, ai suoni, state ascoltando la mia voce, ma magari notate anche altri suoni. Avete dei sapori in bocca, dei gusti, sentite degli aromi. Facendo questo, noi stiamo espandendo la nostra consapevolezza, stiamo utilizzando energia fisica vitale. Ciao Mariella. Per essere, ciao Silvia, nel qui ed ora ed essere meno nelle nostre funzioni cerebrali. Ma allo stesso tempo noi possiamo usare anche la mente, immaginando di essere tutti insieme, e adesso abbiniamo questa consapevolezza, ma anche questa immagine, a una sensazione. Immaginate, ma direi anche sentite, come se ci fosse una sfera
energetica al centro del vostro corpo, proprio dietro all'ombelico. E immaginate e sentite, se la sentite, questa energia, questa sfera, questa luce, del colore che volete, non importa, che si espanda per tutto il corpo e poi che si irradi fuori di voi. Io adesso la sto emanando verso di voi, ma verso tutto il pianeta, tutto l'universo, e allo stesso tempo ricevo la vostra. La praticità, diciamo, mi piacciono più che altro le cose pratiche. La praticità di queste cose, dell'immaginare di essere tutti collegati e di cercare di abbinare una sensazione a questa immagine o immaginazione, fa sì che noi esercitiamo il controllo sulla nostra mente, che altrimenti lei di default automaticamente, perché è molto volatile, va dove gli stimoli esterni la fanno andare. Ma se noi ci abituiamo sempre a dirigerla dove noi scegliamo, riusciamo a controllare le nostre emozioni e poi anche la nostra vita, perché sappiamo che le nostre emozioni pregiudicano quello che noi manifestiamo più facilmente. Adesso da questo stato di, chiamiamolo, di consapevolezza, ciao Silvia, di consapevolezza iniziamo un po' a discutere. Voglio solo vedere se riesco a salutare chi non ho salutato, ma siete in tanti, E se non leggo qualcuno, perdonatemi. Grazie Tonia, ciao Antonella, ciao Silvia, ciao Annalisa, ciao Rosy, ciao Francesca, ciao Graziella, ciao Antonella, benissimo, ciao Silvia, ciao Mirella. Allora, vittime e persecutori, o vittime e carnefici, poco cambia la parola. Allora, chi è la vittima? La vittima è la persona... Oh, ciao Elena, sono felice che ci sei. La vittima è la persona che riceve un... Diciamo, possiamo usare anche qui diversi termini, un affronto, un assalto, uno sgarbo, insomma, che riceve un qualcosa che non si aspettava o che non voleva, che la danneggia, che le fa male, e questo qualcosa è stato scatenato da un agente esterno che noi chiamiamo un colpevole, carnefice, persecutore. Ok? Riflettiamo su una cosa principale. Le vittime, ciao Cinzia, le vittime esistono ed esistono i carnefici. Ma il momento durante il quale la vittima è oggettivamente vittima e il persecutore è veramente persecutore è quando l'atto di per sé si sta manifestando. Vi faccio un esempio. La persona alla quale viene rubato il portafoglio o che viene tradita in una relazione, ok? Quando l'altra persona, il persecutore, ha rubato il portafoglio o ha, appunto, non è stata fedele e ha tradito, in quel momento sì, la dinamica è quella. Il persecutore ha fatto un qualcosa che se non avesse fatto, la vittima non avrebbe sofferto. E la vittima soffre, in effetti, per quello che il persecutore ha fatto. Ok. La cosa cambia però quando, anche qua è tutto soggettivo, perché un qualcosa può essere più forte, più, ciao Felicetta, più traumatico per una persona e meno magari per altre persone. Ma quando lo shock, quando
la reazione emotiva forte è scemata. Se non è scemata in un lasso di tempo anche qui relativamente breve, mettiamo, diamoci pure anche una, 2 o 3 settimane, se la vittima 2 o 3 mesi dopo si sente ancora, soffre ancora, si sente ancora vittima, da quel punto in poi, così dopo quello che è successo, così tanto dopo, la sofferenza non è più dovuta a quello che era successo, quanto a quello che la persona si sta ancora dicendo riguardo a quello che è successo. Diventa cioè vittima poi dei propri pensieri che alimentano le proprie emozioni. Grazie Tonia, ma 2 o 3 giorni bastano, direi. Sì, potrebbero anche solo bastare 2 o 3 ore. Quando arriviamo a capire, e lo considereremo già questa sera, ma poi andremo più a fondo di questa questione che secondo me è molto importante domenica pomeriggio, parleremo proprio del perdono e della guarigione. Comunque sì, i tempi durante i quali noi possiamo metabolizzare e capire quello che veramente è successo e il fatto che noi sì, eravamo vittime, ma adesso possiamo liberarci e spogliarci letteralmente di questo nostro, chiamiamolo abito da vittima, dipende tanto da quanto noi riusciamo a capire certe cose di cui adesso noi parleremo. Mariella dice, la mente va domata, che ne pensi? Sì, penso che va prima, sì, vada capita, compresa, accettata, sicuramente non giudicata neanche lei, e poi sì, poi magari possiamo comunque anche domarla. Ma per domare la mente, sai Mariella, non so esattamente cosa intendi, ma il domare la mente è una cosa veramente difficile, ci vuole, secondo me, tanta dedizione, bisogna avere tanto autocontrollo, meditare, visualizzare, riuscire veramente a formulare dei pensieri o delle emozioni che noi scegliamo e si può fare assolutamente. Possiamo cambiare prospettiva, possiamo visualizzare, meditare, ci sono tanti modi. Alcune persone però che non hanno mai meditato, che non hanno mai visualizzato, possono comunque cominciare già da subito a liberarsi dai pensieri negativi e da quello che la mente propina, semplicemente realizzando che loro non sono i pensieri e addirittura non sono neanche le loro emozioni. I pensieri e le emozioni arrivano. Le vediamo, ci travolgono, ci possiamo immedesimare con loro. Ma il momento che noi scegliamo di realizzare chi siamo veramente, e in fondo noi siamo consapevolezza pura, siamo quel qualcosa che vede i pensieri, che vede e sente anche le emozioni, ma non siamo quello, non siamo loro. Non succede spesso, però succede a volte che persone anche con scompensi gravi, magari anche categorizzati psichiatrici, riescano, magari non sempre, ma in certi momenti e addirittura in momenti maggiori di quelli che invece nei quali hanno degli eventi psicotici, riescono a sentire questi pensieri, a vedere anche queste cose che non sono reali, ma a capire che non sono loro. Cioè, riescono a vederli con un certo distacco. Questo ovviamente non vuol dire che la mente di queste persone o la nostra mente l'abbiamo domata, però è già un grande passo avanti. Vuol dire che anche se la mente è negativa ed è abituata a proporci dei pensieri negativi o a criticare noi stessi o gli altri, il momento che noi scegliamo di dire a noi e magari anche a lei, io non sono quello che tu mi dici, inizia comunque già a far sì che noi riusciamo ad acquistare potere.
quando noi siamo confrontati, a che ora domenica? Alle 6:30, dalle 6:30 alle 8. Quando noi siamo confrontati con un qualcosa che ci ha ferito e siamo state vittime, quando il pericolo imminente è passato, noi possiamo scegliere di chiederci che cosa è successo veramente. Possiamo cercare di capire che cosa quella situazione o magari quella persona potrebbe farci capire. Cioè, noi possiamo cambiare la nostra mentalità da quella vittimistica a una opportunistica. Ci sono nella vita, normalmente faccio i casi proprio estremi, due tipi di persone. E faccio il caso estremo perché io ero una delle persone che avevano una mentalità vittimistica, cioè io anni e anni fa vedevo persecutori, vedevo carnefici, vedevo colpevoli un po' dappertutto verso di me. Pensavo che tante persone, se non mi piaceva magari qualcosa che dicevano, qualcosa che facevano, pensavo, mi mettevo subito in una situazione vittimistica. Pensavo che il mio malessere, il mio scontento fosse dovuto a quello che loro avevano detto, quello che loro avevano fatto. Ero vittimistico verso l'economia, verso la società, verso la politica. Adesso la mia mentalità non è più vittimistica, è ottimistica o oserei dire opportunistica. Cioè, dove prima vedevo persecutori, dove prima vedevo problemi, adesso vedo opportunità e vedo dei maestri. Vedo delle persone che mi stanno, primo, comunicando qualcosa di loro. E secondo, mi fanno capire qual è la parte che io ho giocato consciamente o inconsciamente affinché quello che è successo succedesse. In altre parole, tutto quello che succede in questo realmo quadridimensionale, dove parliamo di altezza, larghezza, profondità e di tempo, cioè la realtà fisica in queste dimensioni qua. Qui anche quello che noi consideriamo essere una causa, che può essere appunto la vittima, che noi pensiamo sia la causa del nostro malessere, è già un effetto. Perché in questa realtà, fisica, tutto è l'effetto, il prodotto, la conseguenza di una cosa sola, della nostra consapevolezza. A seconda di ognuno di noi, a seconda della consapevolezza che noi abbiamo, cioè per consapevolezza io intendo quello che noi crediamo, sentiamo, proviamo, le nostre credenze, l'insieme delle nostre, esperienze, dei nostri condizionamenti, insomma tutto quello che è inerente alla nostra psichi, il nostro psichico, realmo psichico ed emotivo, noi lo proiettiamo letteralmente fuori e diventerà la nostra realtà. E noi creiamo la nostra realtà individualmente e collettivamente, ma la realtà, quella che noi chiamiamo realtà concreta, cioè quella che si tocca e si vede, questo euro, come tutto, come questo euro, come questo bicchiere, sono nati da pensieri. Non c'è niente che non ci sia su questo mondo, in questo, sicuramente sulla Terra, ma addirittura nell'universo, ma rimaniamo a casa nostra. Non c'è niente che ci sia in questo universo, sicuramente le cose che non c'erano in natura, che non abbiamo creato noi. E sono il prodotto della nostra consapevolezza. Quelli che chiamiamo carnefici
sono anche loro il prodotto della nostra consapevolezza. Il momento che io scelgo, e qui non sto parlando di scegliere di credere perché mi piace pensare positivo, perché comunque per me la cosa importante è la serenità, primo. Poi ovvio, se possiamo andare su e essere anche entusiasti, felicissimi, ben venga, ma non sempre è possibile, ragazzi. Ci sono la vita, andiamo su, andiamo giù, ci sono i giorni no, ok. Ma quando parliamo di carnefici, se ci sono tanti carnefici nella nostra vita, è perché noi crediamo che ci siano dei carnefici. Il mio invito è non a credere, oserei dire a rendersi consapevoli che quelli che noi chiamiamo carnefici, quelli che noi chiamiamo persecutori, sono a loro volta state o sono ancora vittime di qualcosa o di qualcuno o di circostanze. E se ci facciamo un esame di coscienza appurato, potremmo vedere che queste persone, indirettamente, ovviamente, inconsciamente, le abbiamo anche create noi. Le abbiamo create noi con il nostro... con le cose in cui crediamo, magari anche contribuendo a un sistema sociopolitico, culturale, economico in un certo modo, che magari non favorisce certe persone, certe categorie. Per cui certe categorie, magari, o certe persone si comportano in certo modo per ribellarsi da un sistema, magari di cui noi facciamo parte. Perché comunque noi siamo... E questa è una realtà sicuramente spirituale, ma anche reale. Siamo tutti un'unica cosa. Ma anche a livello non umano, noi siamo parte tutti di un sistema molto complesso, il sistema politico, il sistema economico. E a meno che noi non veramente creiamo un sistema funzionale in tutti i sensi dentro di noi, dentro la nostra mente e collettivamente, se il sistema non funziona, qualche parte... qualche componente del sistema che soffre di più, ovviamente strida anche con noi, cioè fa attrito con noi, ma chiederci qual è la nostra responsabilità è importante, sempre che vogliamo liberarci dei carnefici e vogliamo non essere mai più vittime. Ma adesso vorrei leggere qualcosa perché mi piace interagire, non mi piace quando parto e parlo solo io. Allora, buonasera, ciao Maria, la mente va, domani, sì, l'abbiamo vista, sì, Titti, ciao Felice, ciao, ok, ciao Pietra, ok, Mariella dice, intendo che la mente può influenzare la nostra vita, le nostre azioni, le nostre scelte, spesso in maniera negativa, sì, assolutamente, assolutamente. Il pericolo, in effetti, quando siamo stati magari vittime una volta, cosa succede? Che la mente, e non lo fa apposta, la mente lavora in automatico, cosa fa? Si è sentita vittimizzata, ha percepito un abuso verso la nostra immagine, perché la mente è tutta, per la mente è tutta un'immagine, che sia chiaro, per la mente è tutta un'immagine, tutta un'idea e tutta una proiezione. E per la mente un qualcosa di noi, perché magari qualcuno può averci offeso anche solo avendoci detto qualcosa, per cui la mente si sente vittima perché qualcuno ha messo in dubbio quello che lei credeva. E cosa fa? Automaticamente, per difendersi, per difendere la sua immagine, è sempre sull'alto là chi va là. Ma cosa fa lei? Ricreerà sempre la stessa cosa, perché la mente, giustamente, se noi non la capiamo e possiamo o non ascoltarla, ma è molto difficile, o se non impariamo a gestirla, a domarla, lei, poverina, non ha altra, è il suo lavoro, lei ripropone sempre lo stesso copione. In effetti, penso, io ero uno di quelli. Ma pensate a voi stessi se vi è successo o a qualcuno che avete conosciuto. Normalmente ci sono quelle persone che magari
sono alla quinta, sesta relazione romantica e per la quinta o la sesta volta la stessa dinamica si ripropone. Lei o lui hanno fatto quella cosa che non dovevano fare. E dici, ma cavolo, ma li trovi tutti tu? Addirittura ci sono quelli che dicono sono una calamita per... E già che, ma è vero, perché la mente è una calamita per tutto. Oppure quelli, e di solito magari sono i diffidenti, io ero uno di quelli, comunque, ero diffidente una volta e in effetti all'ordine del giorno io perdevo cose, mi rubavano il portafoglio, mi aprivano la macchina, mi prendevano lo stereo. Queste cose adesso a me non succedono proprio più. E non è una coincidenza. Perché non è una coincidenza? Perché adesso io non credo più che gli altri siano, mi vogliano ingannare, che gli altri mi vogliano rubare qualcosa. Io credo che gli altri sono tutti amici miei, sono tutte persone che entrano nella mia vita. Perché o per ricevere un qualcosa da me, o per darmi, o comunque c'è sempre uno scambio equo, o per farmi capire qualcosa. Ma io sono già consapevole che in qualsiasi modo qualcuno si comporti, la finalità ultima è positiva per entrambi di noi. Cioè le cose, questo l'ho già detto in un'altra serata, un'altra giornata, ma lo ripeto. Io sono passato da credere che le cose, la vita succedeva a me, le persone facevano le cose a me, proprio da vittima, ma cosa mi hai fatto, ma cosa mi hai detto? Adesso no, adesso la mia attitudine è le cose e la vita succedono per me, e questo è l'opportunismo di cui parlo, ma non un opportunismo della serie ti faccio le scarpe, no, l'opportunismo nel senso è un'opportunità. La vita succede per me e attraverso a me. Sentite come cambia. Le cose non succedono a noi, succedono per noi e attraverso noi. E ci tengo a sottolineare l'attraverso noi, perché noi siamo dei conduttori energetici ed emotivi e anche elettrici di pensieri. I pensieri sono elettrici. Noi riceviamo a livello cerebrale e cardiaco, noi riceviamo letteralmente, siamo bombardati di informazioni, di emozioni, di idee e demaniamo anche emozioni, informazioni, idee. Queste idee, queste emozioni non arrivano solo a livello orizzontale, cioè tra di noi, solo tra umani, ma arrivano anche a livello verticale, cioè tra chiamalo pure, a me piace chiamarlo la vita, l'universo, il cosmo, dimensioni che ci sono ma non si vedono, quelle spirituali. Il semplice realizzare e aprirsi, io invito solo le persone ad aprirsi, pensate pure che siano delle castronate, non importa, ma se ci apriamo all'eventualità che noi siamo dei conduttori, noi riceviamo energia vitale sia orizzontalmente dagli altri, ovviamente, ma anche, e secondo me, le persone, diciamo i maestri spirituali, ci sono quelli che non hanno comunque degli attaccamenti con altre persone, con altri umani, cioè se le altre persone entrano nella loro vita è bellissimo se le godono al 100%, se escono non stanno male per niente. Queste sono persone che ricevono a livello emotivo ed energetico, più verticalmente, ok, che orizzontalmente. Perché se io mi nutro energeticamente a livello orizzontale, è quasi certo che prima o poi io sarò vittima, ma vittima di qualcosa, vittima di un abbandono, sicuramente, perché se io ricevo amore ed emotività, ma l'amore e l'emotività cos'è? Energia vitale, che proprio noi abbiamo più bisogno di energia, di amore che di cibo. Cioè, se noi mangiassimo solo, ma fossimo completamente isolati, non scambiassimo emotivamente niente con gli altri, noi staremmo molto male, potremmo ammalarci molto. Se invece noi siamo persone aperte che amano e si lasciano amare,
Potremmo anche mangiare molto poco, ma saremmo molto sani. Ma questo per dire che se noi ci nutriamo solo emotivamente a livello orizzontale, prima o poi qualcuno, e magari sicuramente a livello relazionale, potrebbe, per un motivo o per un altro, non darci le attenzioni che noi volevamo, per cui ci manca l'energia, siamo proprio vittime in balia di questa persona che, cavolo, non è più con me, non mi vuole più, o magari, proprio perché noi volevamo, questo tutto inconscio, non è che lo facciamo apposta, ma noi volevamo, pretendevamo, avevamo bisogno di quella persona per amarci, per darci attenzioni, e quella persona magari sentiva che non poteva adempiere tanto quanto potevamo, non poteva darci quello che volevamo, si sente accollata di una responsabilità così grande e magari cosa fa? Cerca la fonte emotiva di ristoro amoroso da un'altra parte. E ovviamente noi ci sentiamo vittime di questa cosa. L'invito in effetti è: continuiamo pure a ricevere e a dare agli altri, qui non si parla di tagliare i ponti con gli altri, ma apriamoci anche a questa fonte orizzontale, ma anche giù, comunque questa fonte che non è umana, e noteremmo che, cioè per me adesso è proprio palpabile la cosa, che ci nutriamo di più di un qualcosa che energeticamente è incondizionabile, incondizionato. Cioè chi medita bene ma è proprio presente, è una persona, ma anche senza ne meditare, quando noi siamo presenti, ma molto presenti, pensateci, noi ci scordiamo addirittura dello sgarbo che ci ha fatto qualcuno, ci scordiamo addirittura che 10 minuti prima ci sentivamo vittime, perché o ci sentivamo soli, perché la presenza con la vita, con quello che stiamo facendo adesso, o con qualcuno, solo per il gusto di essere presenti, o quando stiamo meditando, che ci siamo comunque siamo presenti a noi stessi, noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno. Questo è importante. E ci rendiamo conto, in quei momenti, che il sentirsi appunto vittime di qualcuno o di qualcos'altro nasce da un bisogno che comunque è illusorio. Comunque. Voglio leggere un po'. Esempio. Mariella dice, esempio, so che quella persona non fa per me, non mi fa star bene, non si relaziona a me in modo sano, ma pur non di meno continuo a frequentarla, a farla rimanere nella mia vita. Non lo so, te lo chiedo, potrebbe essere appunto proprio dovuto a quello di cui stavo parlando. Noi abbiamo veramente bisogno di amore, noi ci nutriamo di amore. E ovviamente se una persona ci piace o una persona con cui noi abbiamo con la quale abbiamo investito del tempo, magari una persona con cui abbiamo avuto una relazione per tanto tempo, con cui siamo stati sposati, è certo, è dura, e la mente, cioè il cuore ti può dire una cosa, la mente un'altra cosa, ma il legame rimane. Cioè ci si può liberare da questo legame, da questo bisogno. Ma anche qua i casi di solito non sono poi tantissimi. O troviamo un'altra fonte umana di amore, che può essere una fonte intima, oppure una cerchia di amici o familiari, oppure una fonte spirituale, o quello che suggerisco io, un po' tutte e due. Cioè a livello personale, il non mettere tutte le uova in un contenitore è una cosa molto molto, secondo me, positiva. Il non puntare tutto su una cosa o su una persona o su una relazione. Cioè la vita, per essere vissuta bene, secondo me va vissuta in tutte le aree in modo equo. Cioè sapere che noi abbiamo una sfera amichevole, chiamala come vuoi, di amici, che ci nutre in un certo modo, in qualche modo. Una sfera, magari se ci va, intima, affettiva, con una persona che mi nutre anche. Una sfera ludica, cioè dove mi diverto, dove faccio cose che mi piacciono, i miei hobby, ma che nutro io, nella quale in questa sfera nessun altro deve esserci perché io stia bene, è anche importantissimo perché...
se torniamo sempre lì, se io mi valuto e baso la mia stabilità emotiva, la mia felicità in qualcun altro, in relazione di qualcun altro, e la cosa si fa veramente difficile, è un campo minato, perché come lo sappiamo tutti, se abbiamo tutti la mente è volatile, la mente mente, e come mente la nostra mente può mentire la mente di un'altra persona, che sia una persona con la quale abbiamo una relazione intima, che sia un amico, un'amica, cioè. Non è sempre, non si hanno mai garanzie a certi riguardi. Tonia dice: a me è successo che dopo aver subito da persecutori carnefici e quindi essermi ritrovata all'improvviso vittima, poi distanza di tempo si ripresentavano loro da vittime e poi la grandiosità di dire: ma stai serena o sereno, non è un problema, sei perdonato. Ah, buono. Buono. Da quello che mi scrivi, tu sei passata, hai elaborato un po' il tutto, sei un po' passata di là e poi loro si sono ritrovate ad essere vittime. Non lo so se questa percezione potrebbe essere accurata, ma mi viene in mente questa cosa che ci sta. A livello veramente puramente, stiamo parlando di un livello puramente umano e sistemico. Dico sistemico perché a livello umano, culturale, mentale è tutto un sistema. E un sistema da cosa è fatto? Un sistema è fatto da una struttura e da una certa gerarchia. Ok, ci sono la struttura è fatta di queste regole e la gerarchia è fatta appunto per esempio di ruoli. Una persona che si apre ad una visione, diciamo così, grande idea, più ampia, cioè che esce dal sistema, fa entrare in campo un qualcosa di spirituale, di più grande, un qualcosa che trascende, ecco, il giudizio, il giusto o sbagliato, la vittima, il persecutore, può, e penso, per quello che lo chiedo a te, Tonia, può, diciamo, metabolizzare e capire che può uscire dalla sua posizione di vittima e adottare, diciamo, una metaposizione, vedere questo gioco sistematico dall'alto e dire: no, io non voglio giocare nessuna di queste parti, io voglio vivere in un altro modo. Quando hai capito questa cosa e torni giù e non sei più vittima, tu hai cambiato il tuo ruolo, gli altri con cui eri comunque connessa in qualche modo hanno capito che tu non eri più vittima, ma se non sei più vittima, tu sei diventata per loro, diciamo, il carnefice, il persecutore. E loro cosa fanno? Perché nel sistema c'è sempre solo un più o un meno, se la loro posizione non è più quella di prima nel sistema, assumono l'altra posizione e si sentono vittime. E in effetti magari non capiscono cosa sta succedendo. E qui l'invito è sempre lo stesso, in fondo. L'uscire dalla dualità, dal giudizio, è colpa tua, ma è colpa mia. Non è colpa né tua, non è colpa né mia, non è colpa di nessuno, in fondo. Chi ha fatto cosa ha fatto? Per tanto che a noi po possa non piacerci e possiamo non capirlo, era già vittima di un qualcosa. Adesso butto la bomba. Che butto sempre perché, e poi qui in questo gruppo mi pare che l'avevo quasi buttata la prima sera alla fine, ma ho capito, ho sentito che voi potete capirlo queste cose. Ma siamo qui per questo, ragazzi. Secondo me, siamo qui veramente per cambiare il mondo, non per pensare: ma cavolo, ho perso il portafoglio e non me ne faccio una ragione. Siamo qui per creare un mondo sereno, un mondo pacifico, giusto? Un mondo dove i carnefici non esistono più. Se noi vogliamo un mondo dove i carnefici non esistono più, noi dobbiamo, ma il dobbiamo che dico io è solo in funzione del vogliamo un mondo dove non ci sia più violenza, vogliamo un mondo dove ci sia pace. Allora io dico bisogna, però se vogliamo un mondo caotico, un mondo di conflitti, se chi vuole dramma, chi vuole sentirsi vittima, continui a pensare come pensa. Ma se vogliamo che i carnefici non esistano più, non è difficile. I carnefici devono uscire dalla nostra consapevolezza. Dobbiamo renderci conto che il carnefice non esiste, che il carnefice è una vittima. In altre parole,
il tipo che si riempie di esplosivo, che va in un centro commerciale e che si fa esplodere, è un atto, lo so, è, non ci sono parole, le vittime ci sono, tanta, tanta, tanta compassione, tanto, tanto amore per le vittime, ma se noi giudichiamo e condanniamo quest'uomo, noi facciamo uscire nel campo questa energia rabbiosa che sta promulgando, sta alimentando la ruota malsana che noi vorremmo non girasse più. Il fuoco si spegne con l'acqua. L'unica cosa efficace, e io sono solo per l'efficacia, non me ne frega niente del moralismo, l'unica cosa efficace è rispondere, reagire a questa cosa, sì, in modo compassionevole. La tristezza, sì, la tristezza ci può essere. Ma se c'è la rabbia, ma se c'è la condanna, non risolviamo niente, alimentiamo il fuoco. Facile a dirsi, difficile a farsi. Come si fa? A livello cognitivo, a livello di consapevolezza, si riflette su certe cose. E io sono qua, il mio lavoro è solo quello di, perché la realtà non si ferma mai, le cose reali sono sempre quelle, la vita ci ripropone sempre le stesse cose. E il mio lavoro è sempre quello di ricordare certe cose, cioè che questa persona, questo chi ha fatto quest'atto, era molto probabilmente una persona che stava molto più male, magari di tante vittime che sono morte, certo che non è bello, ma questo per dire lui stava molto più male. Se non fosse stato così male o se non fosse stato vittima di un condizionamento mentale così potente, non avrebbe fatto quello che ha fatto. Cioè, secondo me, in fondo, gli unici carnefici in realtà sono davvero i nostri condizionamenti mentali, cioè la nostra ignoranza, le nostre false credenze. Quando noi capiamo questa cosa, riusciamo a spersonalizzare quello che ci succede e a non prendercela con la persona di per sé che è una vittima. Perché in fondo non c'è mai niente, questa è durissima da capire e da interiorizzare, ma non c'è niente di personale in questa vita. Ma non lo dico in senso freddo, non dico che poi no, non sei più, non hai più contatto con gli altri, con la realtà, anzi hai contatto con tutto, ma sei così presente, sei ultra presente, perché sei neutro, perché non sei più nella polarità delle tue emozioni. Sei consapevole e capisci che una persona che ti ha rubato il portafoglio è una persona che, per quello che crede, quello che ha vissuto, quello che sa, che okay, non aveva altra scelta. La persona che ti ha cornificato o che ti ha fatto qualcosa che non ti piaceva, io te l'assicuro, quella persona non aveva altra scelta. Avesse avuto altra scelta, non lo avrebbe fatto. Però questa cosa io posso solo invitarti o invitarvi ad aprirvi a questa eventualità. Perché ovviamente se non siamo noi per primi a dire potrebbe essere vero e diciamo non è vero e rimango nella mia, che abbiamo tutto il diritto, nel mio risentimento e nel mio vittimismo, io sarò sempre un po' vittima. Allora, Carolina, ciao, dici, sono i nostri specchi, ci fanno vedere parti di noi che sono latenti in noi. Assolutamente sì, assolutamente sì. In noi ci sono tutte le caratteristiche. E gli altri, a volte, io la vedo un po' così, sembra un po' magari brutale, ma a volte gli altri, quelli che ci fanno delle cose che a noi sembrano spregiudicatissime, se vedessimo tutto dal di fuori, c'è una simmetria così perfetta. In fondo ci hanno fatto un favore, magari. Sono persone che in fondo hanno più coraggio di noi. Sono persone che si sporcano le mani. Sono persone che sono venute qui in questa incarnazione e cavolo, sono qui per dire io, sai qual è il mio ruolo? È quello di rompere i marroni a più persone possibile.
e lo faccio e mi sporco le mani e mi incavolo e bla bla bla. E poi ci sono altre persone, le vittime, che, oh mio, esagero, lo faccio apposta, oh Dio, no, 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 ma lui, lei non dovevano fare, sono terribili e ta ta ta. Queste persone, la loro mentalità, io la vedo, la sento, è veramente spietata. Loro, e per quello che ti dico, sì, ti hanno magari fatto qualcosa che potevano anche non fare, ma te l'hanno fatto 7 mesi fa, ragazzo o ragazza. Adesso, 7, 8 mesi dopo, ti stai tritando l'esistenza tu, con la tua mente, con i tuoi condizionamenti mentali. Se noi non capiamo quello, saremo sempre vittime, ma perché in fondo, ripeto, tranne il qui ed ora, quel momento, quell'istante, o anche se ci hanno torturato quelle ore durante le quali noi eravamo obiettivamente vittime, chiunque dal di fuori può dire sì, oggettivamente, quella è la vittima e quello è il carnefice. Ma quando la cosa è finita e settimane o mesi dopo, stiamo ancora soffrendo il carnefice, però questo è da dire, è importante, non siamo noi le vittime, non sei tu la vittima che stai soffrendo dopo mesi. Tu o io siamo vittime dei condizionamenti mentali, della nostra mente che mente. Cioè anche lì non colpevolizziamo, perché poi diventa un circolo vizioso, un loop infinito. Quando queste persone capiscono questa cosa, che cavolo, è vero, non sono gli altri, ci colpevolizziamo noi, diciamo, ma no, non dovrei dire, non dovrei pensare, no, va bene così. Però capire questo aiuta a far sì che comprendiamo che la nostra mente semplicemente si basa su delle credenze, dei condizionamenti che sono disfunzionali. Come metterli a posto ci sono diversi modi, ci sono dei modi più cognitivi, ci sono dei modi più emotivi, ma lì bisognerebbe lavorare un po' più insieme. Comunque, sabato, domenica, pomeriggio dalle 6:30 alle 8, tutti insieme potremmo lavorare anche un po' sul perdono. Però ovviamente se è un qualcosa di vivo, ognuno è un universo a sé. Però l'essere consapevoli appunto che la nostra sofferenza ce la creiamo noi, cioè in fondo. Io la dico così anche alle persone con cui lavoro, dopo un po', è inutile che ce la contiamo, stai facendo tutto tu. Quando noi capiamo che stiamo, io me lo dico sempre, quando sono più giù, un po' arrabbiato, che mi chiedo ma cosa sto facendo? E poi mi rido sopra, mi prendo un po' in giro e riparto. Comunque, Carolina, sono le nostre sì. Graziella dice, nasce sempre da una profonda insicurezza, e comunque, certo, è verissimo, e comunque l'educazione infantile incide molto. Sì, Graziella, quella è fondamentale, quello è come siamo stati educati e come siamo stati programmati, e ovviamente, ma anche lì per amore, i genitori o chi si è preso cura di noi ha fatto il meglio che poteva, anche lì nessuno è colpevole, ognuno è stato esposto a un sistema educativo di un certo modo. Anche l'amore, noi impariamo anche l'amore. Una persona che non si comporta in modo che a noi piaccia a livello relazionale, il chiedercelo se vi è successo, ma come ha imparato l'amore quella persona? Chiedetevelo e poi guardatela e vedrete che quella persona vi ama come ha ricevuto l'amore. E magari dove l'ha ricevuta in una famiglia dove le responsabilità non venivano adempite come venivano adempite in casa vostra, dove quella che noi chiamiamo lealtà non veniva vista nello stesso modo, quello che noi chiamiamo rispetto non esisteva nello stesso modo. E quando riusciamo comunque a vedere queste cose, le comprendiamo, aiuta a far sì che capiamo che non è poi effetti colpa loro. Ciao Mia, ciao Viol, ciao Sara. Tore dice: ero quella, dice così, ma adesso non accade più. Ecco perché anche per me, non solo amici, scusate, io ero quella, ma adesso non accade più perché anche per me sono solo amici, niente di più. Quindi per forze maggiori non può succedere. Ho capito, sì, probabilmente non gli dai più
opportunità, non apri più il tuo realmo intimo così tanto come prima perché qui possano ferirti, immagino. Patrizia dice: un carnefice esiste assolutamente se c'è la vittima e viceversa, un gioco della vita che lasciamo quando non ha più potere e rimane comunque una preziosa lezione di vita se osserviamo consapevolmente. Esattamente, sì. Il tango si balla in due. Se una persona non vuole ballare, il tango non si balla. Se noi scegliamo di non indossare mai più, e credetemi si può fare, l'abito della vittima, io vi assicuro che qualcuno che indossa l'abito del persecutore noi non lo incontriamo più, perché lui che vuole giocare a essere persecutore con noi quel gioco non lo può giocare. Ciao Sara, ciao Chantal, grazie, buonasera. Ciao, allora Rosy dice: ho avuto l'esperienza di essere vittima con tanta sofferenza. Dopo pochi mesi mi sono ritrovata ad essere io carnefice. Solo in quel momento ho capito cosa si prova a ritrovarsi in entrambi le parti ed ho capito che siamo degli specchi. Da qui il perdono. Bellissima Rosy, grazie per aver condiviso questa cosa. Sì. Quando noi capiamo e riconosciamo che noi abbiamo anche le capacità di comportarci in modo dannoso verso gli altri in qualsiasi contesto, che ne so, possiamo essere spregiudicati, possiamo essere antipatici, possiamo essere crudeli, quando noi siamo consapevoli di quello, e tanto più quando noi notiamo che eravamo vittime di chi si comportava così e poi noi ci siamo comportati così e facciamo uno più uno fa due, voilà, il gioco è fatto. E chi si sente vittima, se comunque adesso fatelo, se c'è qualcuno che si sente ancora in qualche circostanza vittima, pensate a queste parole, a quello che sto dicendo, ma a quello che ha scritto Rosy, e fate caso a quando. Magari non è mai successo, ma non lo so. Quando voi, forse, magari, avete indossato l'abito di persecutori. Potrebbe aiutare. Ciao Alice, ciao Angela, ciao Alessandra. Graziella dice: è un lungo percorso, ma deve. Scusate, è un lungo percorso, ma non dare potere alla rabbia è l'inizio della guarigione. Sì, assolutamente. Se diamo potere alla rabbia, se ci facciamo prendere da questa, è un casino, perché lì proprio il fuoco alimenta il fuoco, alimenta il fuoco, alimenta il fuoco. Non è facile comunque, non è facile perché quando ci sentiamo toccati dal vivo, non è facile, io lo vedo anche quando lavorando con certe persone, anche qua questi discorsi, questi ragionamenti si possono fare e sono utilissimi. Dipende quando, a tempo e debito, perché la persona che ha, diciamo, quella che si sente vittima, ma che ne so, la relazione in cui ha creduto per anni è finita perché l'altra parte non si è comportata come diceva di comportarsi, ok? Quando l'emozione è ancora forte, certo, non dare alimento alla rabbia, però l'interiorizzare, come dice un lavoro lungo, interiorizzare queste cose ci vuole un attimo. Però è possibilissimo, assolutamente. Giuliana dice: tutto si ricollega al perdono e a lasciare andare via. Sì, vivere il momento consapevoli che è solo un momento. Esatto. I bambini lo sanno. Poi gli insegniamo noi invece a tenere il rancore. Pensateci un po'. I bambini sono come gli animali, no? Gli animali, cani, gatti, si urtano, magari stanno giocando o qualcuno fa un po' più l'aggressivo, si mordono. Si ringhiano un po', magari esatto, si mordono anche, poi però si dimenticano. I bambini uguale, uguale, i bambini litigano e poi subito vogliono far pace, vanno a far pace. Fino a quando un adulto prende il bambino o la bambina che secondo lui o lei, magari suo figlio o sua figlia ci sta, o quello che pensano secondo loro sia il più debole, prendono la parte e dicono: ma come fai? Sei stupidino? Tu sei più furbo di così, devi fargliela pagare, non è giusto, allora loro non capiscono. E lì li sverginiamo, il peccato originale, il giudizio, il pregiudizio. E
E da lì in poi hanno perso l'innocenza, da lì in poi si sentono vittime, quando prima non si chiedevano neanche se erano vittime o cos'erano. Graziella dice, ma chi subisce, beh sì, ma chi subisce violenze sessuali? Sì, le violenze sessuali, certo, sono cose delicatissime e qui bisognerebbe, secondo me, non si può generalizzare, bisognerebbe veramente vedere il contesto, la situazione. Ti dirò comunque una cosa, che la vittima di un abuso sessuale, e sono cose che lasciano veramente la traccia profonda nella persona, ma la persona che sceglie di liberarsi e di capire, di comprendere, perché poi parleremo poi di perdono domenica, ma alla fine è consapevolezza, il perdono è guarigione. Noi quando, se vogliamo guarire, dobbiamo di solito sempre perdonare. La vittima di un abuso sessuale molto spesso si rende conto che l'abuso sessuale era stato una richiesta di amore. Adesso vi faccio un esempio. L'uomo che abusa della figlia. Non è sempre così, ma vi do solo una casistica che si ripropone a volte. La moglie non vuole saperne del marito, per un motivo o per l'altro lo lascia a livello cerebrale emotivo, ok? Non si dona. La figlia, perché a livello animico non si vedono queste cose, ma ci sono, la figlia cosa fa? Vuole i genitori insieme, ma vuole tenere la famiglia insieme. Perché il padre non vada e disfi il sistema famiglia, si propone lei, a livello tutto inconscio, ragazzi, attenzione, a livello inconscissimo, si propone per amore cieco a fare le veci della mamma. Cioè, inconsciamente, dà i segnali al papà, ok, ci sono io al posto della mamma, ma non te ne andare. Il papà abusa della figlia, si crea un casino, però quello è un tentativo disfunzionale, amoroso, per tenere la cosa insieme. Questo per dire che, e qui bisogna lavorare veramente a livello sistemico familiare, molto inconscio, per capire certe cose, ma addirittura ci sono donne che capiscono il ruolo che hanno giocato in questo sistema famiglia, capiscono che a livello molto inconscio loro hanno quasi contribuito al fatto che la figlia si prestasse al marito, non so se rendo l'idea, comunque sono cose complessissime, non adesso sicuramente 2 minuti ci dobbiamo salutare, ma sì, sono cose affascinanti, ma anche qua la comprensione, la consapevolezza veramente mette tutto a posto, un sistema che prima non funzionava più. Angela dice, sono pienamente d'accordo di quello che hai espresso, ma penso che nel momento in cui una persona viene seriamente ferita, assolutamente, soprattutto quando si tratta di una persona che hai dato tanta fiducia, non diventa questione di perdono ma sofferenza, condivido. Interna e grande sensibilità che fa soffrire perché è delusa, sì. Per quello che dico, queste cose sono utili, sono potenti, servono a tempo e debito. Perché se io mi propongo a dire certe cose a una persona che è appena stata ferita in modo così grave, primo non capisce e secondo mi manda giustamente a quel paese. Cioè, già assolutamente. Tonia dice, dobbiamo salutarci, 29. Ragazzi, prometto, leggo, non ce ne sono. Comunque, finisco di leggerli e poi rispondo se è una domanda. Perché sono 29. Vi ringrazio per aver partecipato. Ciao Angela, non è colpa loro, ma la responsabilità fa un percorso per guarire ferite. Sì. Non è mai secondo me non è mai colpa di nessuno, ragazzi. Togliamoci dalla testa questa concezione molto limitante, binaria, colpa tua, colpa mia. Non è colpa, non è una questione di colpa, è una questione di consapevolezza, di capire quello che è successo. Se noi capissimo o vogliamo capire, già la nostra attitudine probabilmente cambia. Come al solito, vi voglio solo sentire ancora un attimino, vi ringrazio, vi auguro una buona notte, vi voglio bene e vi aspetto domenica alle 18:30, abbiamo tempo fino alle 20, per cui 1 ora e mezza, parleremo di perdono e di guarigione.